E ciao ragazzi da Marsala e benvenuti a questo episodio 3 di Resident Evil 7. Avevamo lasciato proprio il nostro Ethan in questo punto, sostanzialmente, in cui veniamo catturati da questo pazzo furioso che portava sia Ethan che la moglie da qualche parte. Vediamo. Allora. Forza, non morire proprio ora. Hai del lavoro da fare. Ma. Ma mi ha attaccato la mano con le grappette. Ma dai. E c'è anche un orologio, visto. Dove mi trovo? Che schifo. Che diavolo. Basta sonnecchiare, dormiglione. È l'ora della pappa. E poi, chi siete? Dov'è Mia? Mangia. È buono. Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda. Luca! Dannazione, vecchio, non di nuovo. Ecco, non di nuovo, quindi questo è abituato a spaccarsi le ossa e fa. Mangiare la sua cena. Su, giovanotto. Allora, non mangia, Jack, non mangia. Di la cazzo di bocca, Margherita. Ho per lui. E vattene via di qui. Sei un figlio di puttana. È incredibile, tu figlio di puttana. Non mangia, non mangia. Questa doveva essere una cena davvero speciale. Sì, ma... Cazzo. Andiamo. Maledizione. È ancora quel poliziotto. Salvato dalla campanella. Maiali. Tornerò presto per te. Dai, dai, muoviti in qualche maniera. Non è male. Ok. Un po' vedere in giro. Mi sembra che fa qualche scattino di troppo, però, eh. Vabbè. Qui che c'è? Segreti dell'abisso. Le autorità statali sono in ricerca di informazioni di uomini di New Orleans a scoprirti, eh? I tre scomparsi sono noti per i loro video. Ah, sono i tizi del video, ok. Azioni pistolose, qui. C'è un qualche oggetto da usare, ok. Che ovviamente non abbiamo. Erba, se è come sul Resident Evil normale dovrebbe curare. Ok, è chiusa. Perfetto. Chiuso. Qua che c'è? Garage. Sembra fragile, potresti usare qualcosa per romperlo. Dato che non c'è niente al momento. Il nastro adesivo è così tenace che non sembra venire via a mani nude. Vabbè, ok. Qui? È un po' scattini per qualche motivo questo video. Oh no,
vieni qui, vieni qui. La puttana. Sovala. Mi nascondo qui. Te pareva che non veniva più preciso. Di potermi andare prima di aver finito. Oh, 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 oh. Ah, vaffanculo. Ti vedo. Oh, cazzo. Dannazione. E ora dove ne trovo un altro? C'era una chiave. Oh no, 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 no. Ah, che cazzo. Dove diavolo credevi di andare, figliolo? Via, 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 via. Vabbè, allora. Ti schiaccio come un insetto. Corri, corri, no, dai. Sei entrato nella casa sbagliata. Vabbè. Che cazzo. Usa questo per sistemare la gamba. Puoi farcela. Ma dai. Vabbè, ma sei uno stronzo, sei. Ti ho trovato. E dai, è preme messa. Non mi riesco a togliere i piedi, guarda. Non riesco a tagliare i coglioni. È tempo sprecato. Ma posso solo scappare, porca puttana. Tranquillo, sono ancora qui. Ma vaffanculo. Ok, quindi quello devo... Sì, vabbè, ma do cazzo. Oh, mamma mia. Sono vecchio, figlio. Non riesci a battere un vecchio? Eccoti qui. Dai, cazzo. No, apri sta cosa. Dai, scendi, scendi, scendi. D'accordo, di me. Sotto vorrà dire che tornerò per te più tardi. Mamma mia, ragazzi. Che angoscia. Mamma mia, ragazzi. Oh, Cristo.
Angosciante sto video fino adesso, ragazzi. L'ho messo in condizioni pessime. Erbe, piante, qualcosa, niente. Posto è questo. Ah, un registratore. Devo salvare. Ah, sì. Oh, mappa. È tremendo. Ah, il baule classico della Sentinel. Ok. Qui dentro erba e fluido chimico. Tab combina gli oggetti dell'inventario. Tipo questo con più erba. Oh, soluzione medica, need. Andremo a usare immediatamente visto che sto smerdato male. Adesso in questo momento, ok, è tornato un po' meglio, quindi l'orologio indica la nostra vita. Che c'è qui? Ok, bloccato un po'. Un grimaldello, perfetto. Zoe, giusto? Che cazzo sono queste Sta persone? zitto e ascolta se vuoi rimanere in vita. Vattene via da quella casa. Sì, ho capito. Puoi uscire dal salone d'ingresso. Va bene. E quello che hai al borso è un codex. Attento. Vabbè, ho capito, mi ha aiutato. Che tipa. Come che tipa? C'hai le clip dappertutto, sei un ragazzo di mummia malandata. Nico Saltver, sega, una sega, quattro corde, 20 collali di cane. Vabbè. Mamma mia, che angoscia quel pezzo di prima, ragazzi. Devo usare il grimaldello per romperlo? Ah, questo era chiuso, eccolo. Perfetto. Ah, soluzione medica, che ce n'avevo poco bisogno, tanto. Al salone principale. Qui? Soluzione medica. Non si può usare questo qui. Fare un giro allora. Tanto quel pazzo maledetto è andato a finire. Dopo che qui ha sbragato tutto. Fottuto maniaco. Ok, qui c'era qualche oggetto. La foto. Altra foto. Lucas, febbraio 2013 e coppia dei pazzi, 25° anno di matrimonio. Vale. Qui. Sembrerebbe che ci sta da utilizzare questo, ma sta bene come ancora. Mi indica questo, sembrerebbe, boh, adesso vediamo. Sì, esci dal salone principale, peccato che due lance.
Avrebbe capito come inserirlo. Allora. Intanto vediamo che altro possiamo fare qui. Tanto il maledetto maniaco è sparito, tipo. Cazzo, ho messo qui, era così? Che minchia è che bus? Ehi, di qua! Devi aiutarmi. Stia fermo dov'è. Dunque, lei abita qui, signore? Cioè, voglio dire, è casa sua? Cosa? Io? No, no! D'accordo. Ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente. Bravo. Mi ascolti. Mi faccia uscire di qui. Si calmi, la prego. Ehi, mi ha sentito? Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi. Va bene, ma mi permetta di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero? Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. Bene, cosa vuole sapere? Perfetto, iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Aspetti, mi serve la sua arma. Ha davvero perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice sceriffo. Ok, va bene. Vice sceriffo, mi vuole condannare? O vuole salvare un innocente? No, non te la vuota. Un coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Non posso darle altro. Faccia presto, vada al garage. Adesso! Ma... che me ne faccio di un coltello? Beh, Ethan, mo adesso, per carità... che te ne fai un coltello, innanzitutto vai a salvare, tanto per cominciare. E... ecco, grazie, andiamo a salvare. Sì. E poi ti alleni così. E... sì. E via. Non sta a fare l'ingrado, aveva un coltello, poteva andarti in cazzo, no? Giustamente. Incontriamo il garage, incontriamo il garage. Il garage sta qui sotto, dai. Ah, è giusto. Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io? Lei invece? È il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda! Non crederà alle mie parole. Provi. Ehi, ehi, si fermi! Aspetta, io presto tutto d'accordo! Sì. Al diavolo! Vi ucciderò tutti uno per uno! Provarci nel filo, guido io. Ma che cazzo? Scappa, figliolo, scappa! Porca puttana! Ah, che cazzo, ma dai! Holy shit! Ah, fantastico, quindi? Beh, magari la partita almeno? Ah, sì.
Pertanto l'ultima era questa, no? Ci proviamo un'altra volta, ragazzi. Eventualmente ci vediamo al prossimo episodio. Sì, siamo. Non andrei neanche da sto coglione io. Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io? Lei invece è il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda. Non crederà alle mie parole. Provi. Ehi, ehi, si fermi! Aspetta, io ho preso tutto d'accordo! Cazzo! Al diavolo! Vi ucciderò tutti uno per uno! Figlio di puttana! Grande, si è bloccato, via! Porca puttana! Pistola, pistola, l'avevo vista prima, c'è stava, dove sta? Cristino, questo? No! Oh, ragazzo, guarda cosa hai combinato, bastardo! Lo sai! Dai, casa usa la cura? Presa la pistola, perfetto. Oh, sali, sali, sali. E sali, cazzo. E dai. No. So, la tua attenzione. Tra poco ne vedrai del debole. Cazzo! La mignotta, ragazzi. Tu c'è per il fucile, ok. È il pezzo per la porta, ok. Ah, ok, sono tornato di qua, perfetto.
Oltre che sua pata che ha fatto adesso. Abbastanza tremenda, direi, sì. Ovviamente rivado a salvare dopo sta scena abbastanza clamorosa. Noia di salvataggio, sì. E ok ragazzi, ci lasciamo qui con questo terzo video. Grazie per essere stati con me, mettete un like se vi è piaciuto e ci vediamo col quarto video alla prossima volta. Ciao!